Bene, ma non benissimo. Nel secondo turno di URC, il campionato celtico al quale partecipano Benetton e Zebre, le due franchigie italiane, Treviso pareggia per 13-13 con Munster, la corazzata irlandese, campione in carica. Un ottimo risultato, certo, ma pensando che il Benetton era in vantaggio 13-3 all'intervallo e ancora 13-6 negli ultimi minuti, il pareggio lascia l'amaro in bocca. Il Benetton parte bene, la difesa è un muro, l'inglese di origini samoane Umaga segna per primo. Risponde dalla piazzola Carberry, uno degli esclusi eccellenti della squadra irlandese per la Coppa del Mondo, e poi ancora Umaga. Il 6-3 resta bloccato a lungo, più di 20 minuti, poi arriva l'affondo trevigiano. Rhino Smith, sudafricano, come sempre tra i migliori in campo, va in meta dopo che gli avanti rubano la palla agli avversari in rimessa laterale. Umaga trasforma e il Benetton comincia a sperare. 10 punti di distanza, squadra in crescita, Monigo tutto esaurito e tifosi esaltati. Nella ripresa Munster tenta di riaprire i giochi, ma Treviso resiste. Passano 33 minuti e il tabellone dice sempre 13-3. Improvvisamente Munster c'entra i pali per il 13-6. Il Benetton cerca di rimanere lontano dalla propria area di meta, ma non ci riesce. Arriva la meta di Ayrn con relativa trasformazione. È pareggio, una beffa, un bel risultato, chissà, oppure una delusione, come afferma l'allenatore Marco Bortolami. Due punti in classifica a testa, che potevano essere quattro per i biancoverdi. Essere delusi fa bene, significa che la squadra sa di poter lottare per i play-off. Allora meglio pensare già a domenica prossima, quando Monigo sarà ancora protagonista. A Treviso arriveranno, calcio d'inizio alle 14.30, i Golden Lions, squadra di Johannesburg infarcita di giovani talenti sudafricani. E per Treviso potrebbe cominciare il recupero dei tanti nazionali rientrati dalla Coppa del Mondo.